Giorno Ricco Nigiotti, ciao e benvenuto su Ginger Generation. Mancano poche ore alla tua prima, all'Ariston, con Nana Hollywood. Come stai? Come ti senti? Sono bene, sono abbastanza tranquillo, sereno, carico, motivato, ma tanto ti monta tutto dopo. Monterà tutto stasera nell'attesa. Comunque ora c'è un po' di carico. Sta salendo. In maniera positiva, mi auguro, però sta salendo. Ascolta, Nana Hollywood è la tua canzone. Sì. Siamo molto curiosi di sapere sia di che cosa parla la canzone, anche se in realtà qualche anticipazione già ce l'abbiamo, e il suo significato, cioè se questa canzone, oltre a livello proprio del testo, di quello che racconta, ha un messaggio particolare. Questa canzone, sì, è nata anche in un momento in cui, ovviamente, con la perdita di nonno, e è una lettera aperta dove parlo con lui, tra virgolette, gli faccio cronicamente, diciamo, il mondo che mi ha lasciato, il mondo in cui mi trovo adesso, quindi un po' la visione fotografica proprio della generazione di oggi, della generazione passata, quello che è successo e non ha visto e quello che non potrò più sentire dalle sue parole. Quindi è una canzone apparentemente molto personale, perché in realtà è un po' autobiografica, però in realtà questa cosa mi sembra che sia arrivata un po' a più persone, tant'è che mi è stato conferito il premio Lunezia come miglior testo, quindi insomma questa cosa mi ha dato molto orgoglio, perché comunque vuol dire la mia verità è un po' la verità di tutti. Pensi comunque, diciamo, il messaggio della canzone, quindi il rapporto con i cari che non ci sono più, possa comunque essere, le persone si possono comunque in qualche modo sentirsi rappresentate nonostante sia una storia personale? Io credo sia alcuni, di tipo quando dico mi manca la Livorno che sai raccontare, io dico Livorno perché sono di Livorno, però poteva essere mi manca la Cosenza, mi manca Roma, cioè Milano, Bergamo, qualsiasi paese o città d'Italia, insomma. Sono quei racconti del proprio paese, della propria città che non ascolti più, che però quando ti raccontavano ti affascinano, no? Certo. Quella cultura passata, quegli uomini che erano diversi da noi. Qual è il ricordo più bello che avevi di tuo nonno? Ma sicuramente dei viaggi in macchina, quando si andava in campagna insieme per fare il vino, l'olio, insomma. E lui aveva un terreno e faceva il vino, l'olio, e quando non lavoravo di musica mi ha preso con lui, mi ha fatto andare con lui, quindi quei viaggi lì, insomma, le colazioni insieme, tante cose. Ah, il tuo disco si chiama Cenerentola, volevo sapere Sì. Chi è Cenerentola. Cenerentola ora esce il 15 febbraio, Cenerentola e altre storie. E sono io Cenerentola, diciamo, perché è un po' sinonimo della mia storia, della fatica che ho fatto, e poi sono diventato una principessa. Che è un po' diverso dallo stereotipo di principessa, te lo volevo sì, dire, un po' sì, fisicamente, un non ci saremmo mai aspettati di sentire principessa da parte tua. Senti, tu arrivi ovviamente da una lunga gavetta e poi anche chiaramente l'esperienza X Factor. In questo periodo hai avuto modo di vedere qualcosa di X Factor? C'è qualcuno che ti è piaciuto? Guarda, senti, io sono stato anche ospite a X Factor ora con Gianna, e devo essere sincero, non ho mai visto niente di X Factor quest'anno, perché non ce l'ho, cioè, a parte che posso dirlo, non ho Sky. Quindi non avrei potuto vedere comunque. Però ho avuto talmente cose da fare che non l'ho seguito. Poi io di solito non sono uno che va a vedere. Quando fa una cosa preferisco ricordarmi di com'era quando la vedevo io, più che rivederla quando non ci sono io. Hai sentito per caso già qualche canzone dei tuoi colleghi di Sanremo? Ho sentito Mahmood di sfuggita. Ok. Mi piace. Poi ho sentito Lauro, mi piace. Mi sembra basta. E sì, perché poi quando sei dietro, tipo ieri ero... Hai sentito le prove? No, perché io ero fatto penultimo ieri. Ah, ok. Prima di me c'era Irama, ma ero dietro con le cuffiette, che finiva lui, dovevo entrare io, non ho ascoltato nulla. Anche perché sei lì, ovviamente sei lì così. Perché già le prove ti incomincia un po' a salire l'ansietta. L'ansiella. Un po' diverso sicuramente da stasera, molto meno però. Un saluto alle lettori e alle lettrici di Ginger Generation. Da Ricco Nigiotti.